è un piacere essere qui a Loreto a Prutino, un po' per lo scenario, un po' per la tradizione, soprattutto per la cultura legata all'olio che ci avvicina in un settore economico fondamentale della nostra regione. Un'inaugurazione sarà molto veloce e snella proprio perché ci piace non essere troppo né logorroici né pesanti. Ed anche perché, diciamo subito, parlare dell'olio potremmo stare qui ore ed ore, vero Marino? Ore e ore. È un alimento che affonda le sue radici nella storia più lontana possibile, ma è uno di quegli alimenti che rappresentano il nostro territorio, che rappresentano la nostra cultura, legato al simbolo della pace, legato proprio alla salute nella sua parola più, completa. A rappresentare l'amministrazione comunale di Loreto a Prutino, noi ringraziamo il sindaco Gabriele Sarinieri, ma stasera è giustificato, vero sì, Antonella, perché lo diciamo, sì. È il compleanno del figliolo e quindi non è potuto intervenire. Però abbiamo gli assessori Antonella Di Martile e Maria Mascioli, nonché Federico Acconciamessa, consigliere comunale. E poi abbiamo qui il presidente del consorzio Olio DOP a Prutino Pescarese, e il nostro Marino Giorgetti, che è un'istituzione nel campo dell'olio, è uno dei più profondi conoscitori di questo alimento, rappresenta l'Abruzzo solitamente da anni, possiamo dirlo, al Sol, che è il più importante appuntamento legato all'olio a livello mondiale, perché a Verona, oltre che parlare di vino al Vinitaly, si parla anche di olio d'olivo di qualità. E poi abbiamo Marco Lussolo. Giochiamo in famiglia, l'ho lasciato per ultimo, proprio perché c'è un strettissimo rapporto familiare, sono venuto veramente in maniera molto simpatica per inaugurare questa mostra. Olio, un libro fotografico, l'oro d'Abruzzo, in bianco e nero, con centinaia di pagine di belle immagini che, danno nobiltà a questo settore. E mi piace che mio fratello, che viene dal mondo della moda, dal mondo dello sport, è stato fotografo ufficiale della Juventus, ha lavorato a Maranello con la Ferrari per diversi anni, è stato uno dei principali fotoreporter della Press, ha documentato i più importanti avvenimenti storici, dalla morte di Maria Teresa di Calcutta, le Olimpiadi in Inghilterra, a Londra, ma ancora prima in Australia, a Melbourne, e poi tanti altri eventi che molto da citare. Allora, non ci dilunghiamo, il saluto dell'amministrazione lo affidiamo ad Antonella. Prego Antonella. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti oggi pomeriggio all'inaugurazione. Oggi ci sarà un taglio del nastro alquanto simbolico, perché grazie alla mostra fotografica di Marco Lussuoso riapriamo finalmente la biblioteca regionale, a lungo tempo è rimasta chiusa troppo, e speriamo che oggi sia il primo passo per tornare a far rivivere una delle strutture più belle. Deve essere il bigliettino da visita della nostra regione, ospita al suo interno le migliori etichette dei migliori produttori regionali, e quindi questo altro che non vuole essere il primo passo per la riapertura. Grazie Antonella. Allora, Maria Mascioli. Mi voglio ripetere. No, non saluto, però ce l'aspettiamo. Però, sì, volevo dire grazie al nostro Marco Lussuoso per essere questa sera qui, aver voluto scegliere questa nostra location, che come ha detto Antonella, questa sera riapriamo. Nel passato, perché io comunque ho fatto parte anche nella scorsa amministrazione, abbiamo avuto modo di poter, di riaprire queste porte per altre piccole occasioni, iniziative, se lo ricorda anche il nostro Marino Giorgetti. E quello che noi ci auspichiamo, che ci sia una certa continuità per poter avere benefici anche nella nostra cittadina, perché questi eventi non siano solamente occasionali, ma siano per lungo termine. Sicuramente. E quindi ringrazio Marco per essere qui e tutta questa gente che oggi ha scelto di stare a Loreto. I nostri amici che sono intervenuti qui a Loreto, ma è un bel contesto e si sta anche molto bene. Poi avremo modo di degustare l'olio proprio abruzzese, quindi Loreto. Non solo lei, Presidente. Apro una parentesi, voglio proprio ringraziare alcune aziende che ci hanno fornito i loro prodotti. Ringrazio in modo particolare la famiglia Valentini e l'azienda Il Casino di Re Martello. Per i vini invece abbiamo interpellato una delle tante aziende presenti sul territorio, l'azienda vinicola Ciavolic. Sì.
Benissimo, molto bene. Vino e olio, un perfetto volume. E allora abbiamo qui anche Federico Arconciamessa, giovanissimo consigliere comunale di Loreto a Brutino. Con la tua freschezza, con il tuo entusiasmo, regalaci qualche parola, grazie. Beh, sì, innanzitutto io vorrei ringraziare le ragazze del Marconi di Penne che in un progetto di alternanza scuola-lavoro terranno aperta appunto la biblioteca regionale in queste due settimane e stanno dando una mano anche al Museo dell'Olio che da pochi giorni abbiamo riaperto. Anche grazie al lavoro della Fondazione Musei Civici, che ci tengo a ringraziare, la figura del presidente Vincenzo De Pompeis. E la missione appunto dell'amministrazione è di riaprire tutti questi luoghi e far conoscere soprattutto fuori la nostra storia e la nostra cultura, che se non l'olio d'oliva cosa, ecco. Esatto. Quindi grazie a tutte per la partecipazione. E giustamente, come hai sottolineato, la presenza di De Pompeis mi è gradita proprio perché è un amico, abbiamo avuto modo di condividere molti momenti culturali a Pescara e non. E allora, a questo punto coinvolgerei Silvano Ferri, presidente del consorzio Olio DOP, per due parole, per parlare di quello che è un po' il tuo settore, casa tua. Ma è un piacere ed un onore essere qui stasera, in questa sede, perché è stata per anni un punto di riferimento di tutto l'Abruzzo nel comparto oleario. E non a caso qui a Loreto si riparte con un'iniziativa molto interessante ed utile di Marco Lussoso, olio con le fotografie bianco e nero. Tempo fa mi pare che ti mandai un post in cui qualcuno stabiliva che la differenza tra le fotografie a colori e bianco e nero, cioè le fotografie a colori rappresentano il colore dei vestiti, cioè la fotografia bianca e nera fa uscire l'anima. Ma qualcuno dice: ma che c'entra l'anima con l'ulivo? No, c'entra, perché il paesaggio olivicolo, le piante di ulivo, e qui abbiamo anche un artista che ha fatto una storia straordinaria, una rappresentazione teatrale, non ulivo, e quindi chi più di lui può interpretare questo messaggio, ha un valore e un significato che non è soltanto quello di vedere le piante, ma all'interno di un paesaggio olivicolo c'è un incrocio di storia, pratiche agronomiche, cultivar, attività che portano a una sola interpretazione, quella che un paesaggio olivicolo va centellinato, va studiato, va analizzato e non può essere solo contemplato, perché trasmette una serie di valori, di sentimenti che soltanto chi lo vive intensamente può avere. Per quanto riguarda il discorso dell'olio e di questa struttura, penso che condivido pienamente quello che hanno detto gli amministratori. È arrivato il momento di ripartire con iniziative concrete che possono aggregare tutta la produzione olivicola e olearia abruzzese, perché qui oramai da soli non si va più da nessuna parte. Cioè la logica del campanile è finita. Quindi o noi facciamo massa critica e ci presentiamo come regione unita e forte, e quindi potremo forse competere con i mercati globali che sempre più sono stringenti e ci costringono a fare anche massa critica, altrimenti stiamo facendo solo perdite di tempo e soltanto dei tagli del nastro. Siccome da parte siccome da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto da questi giovani, c'è la voglia di riscattare questa regione, di portarla in alto, perché abbiamo tutte le caratteristiche, ne parlavamo prima, i prodotti tipici, territorio, cultura, monumenti, abbiamo tutto quello che ci caratterizza come una regione unica, che non abbiamo nulla da tenere, noi non siamo secondi a nessuno. Dobbiamo solo impegnarci tutti, facendo ognuno la nostra parte, affinché questa regione possa crescere. Grazie Presidente. Marino Giorgetti, grazie. Qui l'applauso ci sta bene, anche per la passione e per l'entusiasmo che mette sempre il nostro Presidente. Marino Giorgetti, diceva giustamente il Presidente del Consorzio, l'olio d'oliva di grandissima qualità, un territorio incontaminato. Manca il gioco di squadra per poterlo promuovere e per poter far sì che questo prodotto meriti, diciamo, i giusti riconoscimenti? Direi di sì. Allora, faccio un piccolo preambolo, perché ogni volta che entro qui dentro per me è un colpo al cuore, nel senso che chi meglio di me, visto che dal 1995 al 2006, dove tagliamo per la prima volta il nastro, sono stati 11 anni di lavoro con le varie
amministrazioni. All'epoca c'era il sindaco Bruno Passeri, poi c'è stato Mauro Di Zio, poi c'è stato il commissario che mi fece passare, mi fece perdere gli ultimi capelli. Che, quindi sono stati veramente, ma io ero tenace perché era una nostra, esatto, una nostra idea, appunto, creare un qualcosa di regionale che fosse appunto un punto di incontro della produzione oleicola dell'Abruzzo. E quale posto migliore? Guardate che collina piena di olivi, quale posto migliore? Per cui ecco, ci sono voluti appunto 11 anni, però alla fine poi nel 2006 abbiamo inaugurato qui. Per cui ecco che mi fa sempre un grande onore e piacere tornare. Per quanto riguarda la tua domanda, sì. Chiaramente è un annoso problema. Ma è proprio così difficile, Maria, perché allora, la competizione... Io penso che l'abruzzese, che da un lato si dice che è bello tosto, è bello tenace con i suoi pro, però purtroppo ci sono anche dei suoi contro. E questo probabilmente è anche un suo limite. Perché? Perché mettere d'accordo le persone non è mai stato facile, appunto si diceva prima, sono oltre 30 anni che combatto con i vari produttori in regione e fuori, ma spesso le migliori difficoltà, migliori tra virgolette, le ho incontrate proprio qui. Io, come sapete, per mia fortuna giro il mondo e io vedo che dalle altre parti c'è una sensibilità, cioè totalmente diverse. Qui siamo ancora alle lotte di collina, l'olio di fronte, bisogna guardare un po' più in là. Bisogna guardare un po' più in là. Grazie a Marino Giorgetti. Noi a questo punto, un applauso anche a Marino Giorgetti. Grazie. A questo punto coinvolgiamo, ma non più di tanto, l'autore di questo libro. Sono oltre 200 immagini stupende, meravigliose, perché ho avuto modo di apprezzarle in bianco e nero. Un libro, Marco, veramente sinteticamente raccontaci come è nato questo progetto, come mai ti sei buttato in un settore molto lontano dalla tua sensibilità fotografica, anche perché poi dobbiamo fare il taglio del naso, quindi molta sintesi. Allora, intanto ringrazio tutti quanti di essere intervenuti, ringrazio l'amministrazione comunale Loreto. Tutto è nato da Loreto, perché se io ho iniziato a frequentare Loreto Prutino da 2 anni e mezzo. E se avessi frequentato Loreto non mi sarei avvicinato al mondo dell'olio, mi sarei appassionato a questo mondo, a me totalmente sconosciuto, lo dico sempre, perché prima di 2 anni e mezzo fa io non avevo mai visto un olivo attaccato a una pianta. Sembra assurdo, ma avendo vissuto sempre a Milano, Torino, girare il mondo, cioè per me non era fattibile andare in giro per le campagne, anche se poi ho scoperto un mondo bellissimo e ora invece lo sto frequentando, ogni momento libero ci sono spessissimo a Loreto. Quindi, frequentando Loreto tantissimo tempo, ho iniziato a conoscere della gente magnifica, ho iniziato a conoscere... Scusa un attimo, Marco, intanto ci ha raggiunto il vice sindaco di Loreto Prutino. Lo salutiamo anche con un applauso, visto che ci ha fatto questa cortesia. Poi ci avrà modo di salutarci. E quindi ho iniziato a fare le fotografie all'inizio, un po' per gioco, un po' per curiosità. Dopodiché ho iniziato a vedere questo archivio, si stava ingrandendo, ho iniziato a trovare le foto abbastanza interessanti e spinto la curiosità, molta curiosità, perché non conoscevo proprio, per me un mondo totalmente sconosciuto, ho iniziato a fotografare. Per dare qualche cosa di particolare ho iniziato a usare i droni, ho usato aste telescopiche per dare delle inquadrature un po' particolari. Spero che il prodotto vi piaccia, il libro sta avendo successo e questa mostra che sarà itinerante, abbiamo iniziato qui da Loreto come prima mostra ufficiale, poi proseguirà per altre città, penso Pianella, Moscufo, Penne, Fossacese e altre, quindi poi gireremo l'Abruzzo e quindi andremo avanti con questa iniziativa editoriale. Bene, grazie allora, a tutti. Grazie a Marco Lussuoso, un applauso anche a lui. Allora, signor vice sindaco, un saluto all'amministrazione, visto che abbiamo avuto modo già di sentire, c'è una bella rappresentanza, ma visto che ci ha fatto questa cortesia, grazie. Io chiedo scusa innanzitutto perché sto tornando dall'Aquila, è stata una corsa per fare in tempo, però ero ben rappresentato. Io ho avuto modo di vedere, di sbirciare il libro di Marco di Lussuoso, è un libro bellissimo perché racconta un pochettino la storia dei nostri territori, abbinata in questo museo che è un gioiello nostro e che pure l'oleoteca racconta un pochettino la storia dell'attività più importante dell'Oleto negli ultimi
da sempre, quindi insomma il connubio penso che sia perfetto per poter diffondere sia il prestigio del libro sia diciamo la nostra Loreto e le attività che si svolgono. Il vostro oro verde, di Loreto, diciamolo. Grazie anche al vice sindaco, un bel applauso anche per lui. Allora qui siamo. Possiamo accomodarci per poi degustare i prodotti dei nostri amici che ci hanno voluto far compagnia. Oh,